Ma si può sapere che cosa vi sta succedendo? Ragazzi, parlate! Per Diana! Oddio mio! Oddio santo, ma è un ma ragno basta, gigantesco! Ma basta, ma è tre minuti che continuate a gridare e non spiegate! Un ragno! Un ragno, no, no, sì! Gigante! Un ragno enorme. Gigante? Che cacchio è successo? Da dove sta arrivando un ragno gigante? Ma non lo so, sta scendendo dal soffitto! Ma sta entrando nella gabbia, vi sta uccidendo! Cosa sta succedendo? Si sta avvicinando! Oh, miseria! Ragazzi, non morite, se entra nella... No, non dovrebbe poter entrare. Torna, sbrigati. Torna, una parola, io sono perso in questo labirinto. Non credo di riuscire a trovare l'uscita così facilmente. È un labirinto grosso. Tanto, ma il ragno sta entrando nella gabbia. Che cosa succede? Spiegatemi. Mi sta avvicinando sempre più. Non può entrare nella gabbia, la gabbia è chiusa. Lo spero. Per forza. Ok, ragazzi, io sono arrivato alla fine. Sono arrivato al portale, posso uscire. Ma non ho sconfitto ancora il Lord of Torment. Ma mi sembra che la strada sia veloce da qua. Quindi posso arrivarci e finirlo. Dite che posso uscire direttamente. Oppure è conveniente che io prima di uscire magari finisca il Lord of Torment. Forse è meglio ucciderlo, perché potrei evitare che magari torna a darci tormento. Che ne dite? Lo uccido? Vai da lui, vai da lui. Tanto voi siete a posto. Il ragno non può entrare nella gabbia, giusto? Speriamo. Giusto? No, non sembra. Ok. Ragazzi, mi dispiace se non c'è stata l'introduzione subito in questo video, ma stiamo continuando a registrare dalla volta scorsa, anche se ovviamente voi avete visto l'episodio una settimana, con una settimana di distanza, per questioni logistiche di video. Ma l'emozione per noi, e spero anche per voi, è la stessa della volta scorsa, lo stesso fomento della volta scorsa. Io sono qui, pronto, davanti al Lord of Torment. Non so se mangiare una mela d'oro provvidenziale o se affrontarlo così, ma credo che lo affronterò così, a mani dure, a mani dure. Disto improvviso, mi dà fuoco. Dagliele. Mi sto menando, ha più vita. Ai. Ha più vita nella dimensione del tormento. Questa cosa non l'avevo considerata. Che dite, provo ad andarci di pistolazza? Ragazzi, ho bisogno del vostro sostegno adesso. Voi lo sapete, subito adesso. Di pollici in su, date potenza alla pistolazza alla Iona. Date potenza che ce la facciamo. Sì che ce la facciamo, la pistolazza alla Iona lo sta distruggendo. Continuate con i pollici in su. Guarda, guarda come le sta prendendo. Il nostro Lord Oh mio Dio, si è incattivito. Occhio. Ho schivato il proiettile all'ultimo momento. Ragazzi, come sta andando voi? Come sta andando? Non fatevi... Ormai praticamente Oddio. Attaccato alla gabbia. Il Lord of Torment mi ha fatto malissimo. Ok, ragazzi, ha pochissima vita, ma... Ah, si sta avvicinando! Cosa faccio? Cosa faccio? Uccidilo! Lo uccido! L'ho scoppiato! Oh. È morto! Sì, maledetto Lord of Torment, maledetto, ce l'abbiamo fatta. Ma sbrigati a tornare. Sento un suono orribile e mi ha droppato, mi ha dato un'anima di un demone tormentato. Questo è un oggetto decisamente particolare, sono sicuro che ci servirà qualcosa. E anche un cuore di demone. E qua c'è una cassa che contiene un tesoro, contiene dei materiali e contiene una cosa strana che si chiama... Tempesta di fuoco del tormento. E non ho idea di che cosa sia. Questa anima del demone tormentato credo che si possa... Sì, si può anche bere. Oddio, ho un po' di paura a berla. Schifo. Oh, e poi quest'altra magia. Questa potrebbe essere veramente potente. Sembra essere una sorta di raggio di fuoco. Sembra buono, sembra. Potrebbe essere utile. Beh, a questo punto, prima di perdermi di nuovo e smarrire la via, direi che è il caso che io esca e ritorni da voi, amici miei. Sono forte di una nuova vittoria. Entro nel portale sperando che mi porti da voi. Oh mio Dio. Ragazzi? Che c'è? Non mi ha portato da voi. Mi ha portato indietro nel labirinto. Maledetto posto del tormento. Maledetto, sì, mi ha riportato indietro. No. Oddio. Oh, porca vacca, no. Maledetto, è morto il signore del tormento. Ma ancora dopo morto continua a rompermi le scatole. Guardate, mi ha riportato qua indietro. Ma non ci metterò molto adesso. Vediamo, guardate, sono in un nuovo labirinto. Ho trovato un disco musicale qua. E ho trovato uno zaino. Speriamo che questo portale sia quello giusto almeno. Ragazzi, sto arrivando da voi! Dai! Ragazzi, sono tornato! Sono tornato da voi! Dove siete? Eccovi! Ecco la gabbia, non vedo nulla! Mi è finita la pozione... Oh mio Dio! Ma quella roba là è il ragno! Ma è gigantesco, Ragazzi, oh mio Dio, Mario, pozione notturna! Ne hai qualcuna ancora? Tira! Tira che... Vieni. Ci penso... Oh, ora sì che vedo tutto come si deve! Devo ritogliere la nebbia delle profondità...
ma il ragno ve l'ho tolto di mezzo. Oh, c'ero Brain di nuovo. C'ero Brain, mi ha detto. Adesso è tra me e te, Ettore. Ha detto il mio nome. Herobrine mi ha chiamato per nome. Cavolo. Ma dove cazzo? Ragazzi, devo togliere la nebbia notturna. Ascoltate, mi metto vicino a voi per fare questa operazione. Se qualcosa mi si avvicina, avvertitemi subito. Ok, ora vedo tutto chiaro. Ha detto che la questione ora è tra me e lui. Quindi siamo alla fine della fiera. Ora vuole affrontarmi Empowered Herobrine. Empowered Herobrine. Oh, potenziato. Santo. Ragazzi, ragazzi, questo Misciota ha il teschio. Quello è il teschio. È il teschio che abbiamo trovato la volta scorsa. Sì, quello del sole. Il sole della dimensione passata. Uso la pozione di Baba Yaga. Cazzarola. Non ha funzionato. Non ha funzionato, ragazzi. Aiuto, aiuto. Me la sto vedendo male. Me la sto vedendo male. Gli provo ad andare di fucilate. Che dite? Provo. Le magie. Quale magia? Ah, quella che ho trovato. Giusto. Ci provo. Aspettate. Aiuto. Mi sta massacrando. Me la adoro. Ok, aia. Me la adoro. Me la adorissimo. Me la adorissimo. Ok. Aia. Vado con la magia. Lo sto magia. Sì, funziona. La magia lo sta colpendo. Muori, maledetto. Vai. Muori. Lo colpisco. Approfitto della mela. Oh, aiuto, ragazzi. Fate qualcosa. Mario, hai pozioni, qualcosa per me? Aspetta, non ora, si è intrappolato, ne approfitto. Quello scudo, sembra che abbia uno scudo davanti a sé. Ma avete visto che faccia brutta che ha? Sembra un Herobrine con i denti. È orribile. Sì. Ragazzi, state attenti, state attenti. Oddio, aiuto. Dio. Devo scappare e nascondermi, eccolo. Lo vedo, ha lo scudo davanti, ecco, guardate la faccia. Oh mio Dio, ho visto la sua faccia benissimo da davanti. È orribile, è qualcosa di mostruoso. Mio Dio, fortunatamente ho trovato questa magia. Sembra essere perfetta contro di lui. Qualcuno ci vuole aiutare. Ed io penso che sia Entity, che non vuole altro che potersi risvegliare appena Herobrine sarà fuori dal gioco. Ok, amico mio, non hai più speranza. Stai per morire. Gli manca poca vita. Gli manca poca vita. Ragazzi, ce la sto per fare. Dai. Ce la sto per fare. Sì, sì, è morto. Ce l'ho fatta. Ragazzi, oh mio Dio. Oh mio Dio, l'ho ucciso. Oh mio Dio, Herobrine potenziato. Benissimo, ragazzi, siamo riusciti a togliere di mezzo la versione potenziata di Herobrine, l'ultima delle sue guardie. O forse era addirittura lui stesso che si era potenziato a tal punto da pensare di potermi sconfiggere. Ma io, grazie a voi, ragazzi, al sostegno che avete dato a questa nostra avventura, ce l'ho fatta. Adesso è arrivato il momento di devastare questa dimensione utilizzando l'accendino dell'inferno. Fermo, noi. Che? Ah, giusto. Voi siete nella gabbia. Vabbè, qualcuno aveva suggerito nei commenti di lasciarvi qua perché ormai siete spacciati. No. Ma siccome io sono gentile, secondo alcuni suggerimenti, potrebbe essere sufficiente una cosa semplice alla quale nessuno di noi aveva pensato. Io da fuori potrei rompere le statue e in teoria la gabbia dovrebbe distruggersi. Proviamoci. Allora, proviamo. Tolgo questa. Tolgo quella di Mario. Tolgo quella di Stefano. E infine tolgo la mia statua. Ragazzi, lo sapevo. C'è qualcosa qua sotto. C'è qualcosa sotto la gabbia che la sostiene. Se riuscissi a rompere anche quella, magari. Prova. Sta tremando tutto. Sono bloccato qua sotto. Io sono bloccato. Aiuto. Vieni fuori. Usciamo, scappiamocene. Sta tremando tutto. Scappiamo. Venite via. Seguitemi. Scappiamo. Sta tremando la terra. Oddio, ma che cosa sta succedendo? Scappiamo, ragazzi, scappiamo. Qua sta crollando tutto, muovetevi. Correte via, sbrigatevi. Aspettatemi. Correte, vi ho detto di correre, qua crolla tutto. Scappate via. Corri. Ragazzi, ma guardate cosa sta succedendo di là. Guardate, si è distrutto tutto. Si sta devastando. Sì, prima di andarcene, do fuoco con l'accendino dell'inferno. Vai, quello si diffonderà. Scappiamo, andiamo via, do fuoco mentre... Aia! Do fuoco mentre scappiamo. Scappate, non fatevi. Manna, ma dovevi camminare proprio sul fuoco. Scappiamo, forza. Sbrigatevi. Andiamo via. Forza, che qua si sta distruggendo tutto. Ci siete? Stefano, Mario, Anna che prende fuoco. Dai, scappiamo, scappiamo. Il fuoco sta salendo le scale. Il fuoco sta distruggendo tutto. Guardatelo. Dai, andiamocene, andiamocene. Leviamoci di torno. Forza, muovetevi però. Do fuoco sulla destra. Ok. Vai, leviamoci, andiamo via, correte, fuori di qua, fuori, dobbiamo correre verso il tunnel da dove siamo arrivati, presto però, presto, sta distruggendo tutto qua, non rimarrà più niente tra poco, forza,
Ci siete? Dove siete? Dai, venite qua, venite! Forza, è la fine di questo mondo! Sbrigatevi sul ponte! Presto, prima che il ponte crolli, perché il ponte sarà la prima cosa a venire giù! Correte, venite! Ragazzi, ci siamo salvati tutti! Siamo usciti! Guardate là, là, si sta distruggendo tutto! L'accendino dell'inferno sta devastando questo luogo! Tra un po' non rimarrà più niente! Sarà inabitabile ed Herobrine sarà costretto ad uscire da qua e a tornare nel nostro mondo! E noi saremo lì pronti a catturarlo! Non ci rimane altro che uscire a nostra volta! Sarà una lunga camminata, ma per questo episodio direi che possiamo concludere e anche sbrigarci prima che il fuoco ci raggiunga anche qua! Per questa volta è tutto ed io vi auguro una buona giornata! Siamo a buon punto, ragazzi! Stiamo andando fortissimo! Lasciate un pollice in su per continuare ad incoraggiarci! E Lion, Stefano, Mario, Anna, out! Io ho trovato una granata, quindi mi chiamerò Bomba! Ok, rubo e bomba! Okay. Oh, ho visto qualcuno! Ok, però, allora, bomba, bomba! Abbiamo un problema. Ah, giusto, scusa.